Seconda sosta di campionato per dare spazio agli impegni delle nazionali. Little Spalletti è attesa da altri due impegni casalinghi di Nation League, giovedì 10 ottobre contro il Belgio, lunedì 14 contro Israele. Fischio d'inizio alle 20:45 per entrambi gli incontri. Nel frattempo a Coverciano, in occasione del raduno azzurro, è andata in scena la consueta conferenza stampa del commissario tecnico. Spalletti, anche alla luce della lista dei convocati, ha lasciato intendere che vuole continuare negli esperimenti. Spalletti ha esordito dicendo: la parola d'ordine è continuità, sfruttare bene queste giornate azzurre fa bene anche per il futuro del club. Gli infortuni succedono, molto dipende dalla pressione che hanno nella testa, non dalla fatica muscolare. Quando una squadra va bene, sopperisce a tante cose, quando va male, i numeri degli infortunati sono maggiori. I giocatori sono entusiasti di ritrovarsi. Ho rivisto lo spirito della sosta precedente con la gioia di vestire questa maglia. Troppi infortuni tra i calciatori perché si gioca troppo? Il CT Azzurro su questo punto dimostra di avere una visione diversa e dichiara. Ci sono squadre meno attrezzate e lì si potrebbe discutere, ma ci sono squadre con 25 calciatori che possono giocare frequentemente. Poi i discorsi vanno sempre lì. Le riserve non fanno bene come i titolari, quindi alcuni sono di seconda fascia e subiscono questi commenti. I volti nuovi azzurri, figlio d'arte di padre e nonno, Daniel Maldini del Monza e la romanista Nicolò Pisilli. Sul fronte modulo di gioco si va verso la conferma del 3-4-2-1.